Un'occasione di confronto tra esperti, istituzioni e imprese sui temi principali che stanno rivoluzionando il settore delle costruzioni. Tutto questo è costruire il futuro, sostenibilità, finanza verde e AI al servizio dell'edilizia, convegno che si è svolto a Roma. Riuscire a mettere insieme intelligenza artificiale, finanza e sostenibilità è diventato prioritario non solo per l'agenda di Green Building Council, ma anche per quella del governo, a cui vorremmo lasciare una serie di spunti di riflessione e di approfondimento proprio per iniziare a guardare al nostro paese con una visione diversa, che sia inclusiva e tenga sempre ben presente qual è il ruolo dell'essere umano ancor prima del far bene costruito. L'evento ha visto anche la firma di un memorandum d'intesa tra Green Building Council Italia e RICS Italia per rendere più trasparente e sostenibile il mercato immobiliare. Credo che questa alleanza possa permetterci di aiutare il mercato a parlare una lingua comune, soprattutto sul tema degli standard, sul tema della misurabilità della sostenibilità. Quindi RICS e GBC avanti tutta per un'alfabetizzazione, un innalzamento della cultura della sostenibilità finanziaria dello sviluppo in Italia. La sostenibilità è dunque al centro di una visione per rendere l'edilizia uno dei pilastri del cambiamento. Per il nostro settore è importantissimo poter fare in modo che i rifiuti da costruzione e demolizione possano divenire materia prima seconda. Vogliamo muoverci sempre di più in quest'ottica e quindi che anche l'apparato normativo e il legislatore possa veramente rendersi conto che il nostro settore può trainare la decarbonizzazione, può trainare la transizione ecologica. La finanza ha un ruolo importante da svolgere, deve essere in grado anche di comunicare agli investitori potenziali i benefici della sostenibilità. Penso soprattutto agli investitori retail. Ci sono delle operazioni da mettere in atto per stabilire in maniera inequivocabile quali siano poi gli investimenti sostenibili.